Questa è la vendetta di Dio, il perdono, l'accoglienza, la misericordia, avvolgere nel suo abbraccio anche quelli che lo offendono, soprattutto. Nel Vangelo ci sono queste bellissime parabole, no? Del figlio il prodigo, della pecorella smarrita, della dramma perduta. Tutte queste parabole ci dicono che, ecco, la vendetta di Dio per i nostri errori e il perdono è sollevarci. E però lo dobbiamo accogliere, questo perdono di Dio. Lo dobbiamo far fruttificare in noi. E allora l'Eucaristia è proprio il momento in cui Dio ci dice: accoglimi nel tuo cuore. Dio ci dice: ricaricati di me, perché così potrai affrontare tutte le sofferenze e difficoltà. Che il Signore Gesù ci aiuti, la Madonna e San Giuseppe ci accompagnino in questi ultimi giorni della Quaresima e ci possano far fare veramente una Pasqua in comunione con Gesù, che possiamo risorgere nel bene. Amen.